Osvaldo. Osvaldo, per chi non lo conosce, è un giornalista musicale, un musicista e anche adesso anche uno scrittore, perché anzi promettente esordio, è un promettente esordio. Giornalista musicale per un giornale di Lecce che si chiama colclub.it, direttore anzi di colclub.it, per il quotidiano di Lecce che è il quotidiano, e per una rivista nazionale che invece è Rockerilla. Musicista dall'età di 14 anni, più o meno, vero? Sì, batterista. Infatti in quanto batterista adesso, appunto, come vi dicevo prima, sta facendo un tour di presentazione, una tournée che è partita dal Salento e che poi ha fatto Roma, Arezzo, Bologna, poi sarai a Milano, Torino, sì. Padova? Sì, ma non so quando. Ma non sai quando, va bene, però il tour invernale toccherà un po' tutto il nord Italia dopo aver esaurito... mi offrono ospitalità. E ovunque ti offrono, è proprio nello spirito rock and roll. Sì. Il libro, fino alla fine del giorno, è un romanzo, sono 7 storie che si incrociano, 7 storie di persone che vivono nel Salento, e di questo poi parliamo, ed è un Salento diverso da quello di cui si sente parlare normalmente, quello di cui parla Osvaldo. Non è il Salento della notte della Taranta, è un Salento diverso dal reggae, cioè il Salento che è diventato un marchio. Proprio un'ora fa eravamo in un bar qui a Bologna e hanno esposto la lavagna della novità del giorno, e c'era il vino Fichi Mori, che è 100% Negramaro da bere freddo, e from Salento, c'era scritto. Cioè, ci siamo sentiti proprio questo marchio Salento che ormai ci perseguita a noi che veniamo da lì giù. Il libro di Osvaldo è ambientato nel Salento, ma appunto è un Salento che suona rock and roll, è un Salento che non suona reggae, che non suona pizzica, ed è un Salento che non è così sorridente, che non è così felice. È un Salento dove le persone magari non hanno neanche voglia di offrirti un bicchiere di vino per strada, ma magari invece hanno voglia di stare per i fatti loro, hanno i loro incubi, la loro depressione, il loro desiderio di evadere. Fino alla fine del giorno è un libro che parla di solitudini, di disperazioni e appunto di desideri di evadere, no? Più o meno. Qualcuno, parlando di questo libro, ha detto sesso, droga e rock and roll. A parte che di droghe non si parla se non poco, possiamo dire sesso, alcol e rock and roll, ma è un po' riduttivo. E c'è il rock and roll perché è un libro infarcito di musica, perché Osvaldo appunto è una persona che vive di musica, e ci sono dei personaggi che hanno un loro suono, che agiscono come se fossero... delle canzoni, cioè ci sono delle canzoni che accompagnano le azioni di questi personaggi, ma ci sono anche dei personaggi che invece non hanno musica. Alcol, perché ce n'è, e sesso, che ce n'è anche tanto nel libro, ed è un sesso che non è mai vissuto in modo, o quasi mai, in modo gioioso, ma è un, appunto un sesso che viene vissuto come un modo per uscire dalla disperazione, o come un modo per vivere ancora più a fondo la disperazione di cui i suoi personaggi sono in fondo intrisi. Però è un libro che, perché poi ogni volta lui mi dice che io sono troppo triste, e sembra un libro tristissimo, in realtà è un libro che lascia grande spazio anche alla speranza, non è un libro che ti lascia con un certo gusto amaro in bocca, però è un amaro piacevole, come... A me per esempio non mi piace il cioccolato al latte, mi piace il cioccolato fondente perché è amaro, che ti lascia un po' di cioccolato di gusto amaro in bocca, la birra amara che ti lascia un gusto amaro. Cioè anche l'amarezza può essere un sapore piuttosto piacevole da gustare. Partiamo dal titolo del libro, Fino alla fine del giorno, che è la traduzione del titolo di una canzone, ma parlacene tu. È il titolo di una canzone dei Kings, di un gruppo degli anni 60, che erano un po' era lo stesso periodo dei Beatles, più o meno, e i Kings si muovevano, erano l'area più sfigata, quella che poi non ha avuto quel successo clamoroso che poi hanno avuto i Beatles. Però avevano nella loro musica, ma soprattutto nei loro testi, un certo sarcasmo, una certa satira nel raccontare un mondo beat che comunque doveva essere necessariamente gioioso,
e in particolare in questa canzone loro lo fanno esagerando talmente tanto che sembra quasi il contrario. Allora questa cosa mi aveva sempre un po' suggestionato. The End of the Day è una canzone in cui c'è un amante completamente riempito d'amore che si sveglia ogni giorno ed è felice di consumare la sua giornata fino appunto alla fine del giorno amando questa donna, e tutto quello che succede è estremamente gioioso, a tal punto che a un certo punto l'ascoltatore si insospettisce perché questa persona è completamente inscemonita da questo sentimento. E fino alla fine del giorno poi questo entusiasmo, che poi ascoltando si rivela il contrario, mi piaceva renderlo anche per i personaggi che animano in qualche modo il libro, perché appunto Dario parlava di insoddisfazione, di una certa fatica, no? Che hanno le persone ad arrivare alla fine del giorno, alla fine del mese, no? Questo sentimento comunque di arrivare a un traguardo che sia piccolo. E racchiudeva un po' quello che è il mood che attraversa un po' i personaggi di questo libro, cioè questa idea di arrancare nella quotidianità, nella normalità che a volte richiede necessariamente delle fughe o comunque qualcosa con cui evadere, e che può essere il sesso, può essere la musica in alcuni casi, che è una delle cose più indolori che si può provare, oppure l'alcol, la droga. Fino alla fine del giorno poi mi piaceva anche perché richiamava alcune cose che mi hanno sempre influenzato nelle letture, quindi non so, Céline, cioè vabbè, con una distanza enorme naturalmente, oppure non so, tutta una serie di rimandi che mi dava questa frase, insomma, questa parola. Io parlavo del Salento, no? di questo marchio Salento. E, tu appunto sei una persona che da anni, da più di 8 anni, dirigi un mensile che si occupa di musica e di cultura, e lo dirigi nel Salento. Però tu sei una persona che comunque in qualche modo non ha mai partecipato al dibattito sul Salento, su che cos'è il Salento, sulla musica salentina. Per lavoro, per chi non lo sa, lui si occupa anche della produzione del festival itinerante della Notte della Taranta, che tutti sapete che cos'è. Cioè tu ogni anno per 15 giorni fai in modo che qualcuno lo sa bene, tu fai in modo che la Notte della Taranta funzioni, no? Sì, in qualche modo. Però appunto poi ti presenti con questo romanzo dove non c'è una sola nota di pizzica, non c'è una nota di reggae, che è l'altra cosa che caratterizza quello che viene chiamato la Giamaica d'Italia. Ci parli del tuo Salento. È proprio questo il discorso, il mio Salento. Cioè, esistono vari modi di vivere dei luoghi. Cioè, semplicemente c'è un'idea un po' agiografica ormai del Salento e di questi luoghi, che viene venduta o comunque che viene pubblicizzata in maniera incredibile dai media, che hanno fatto del Salento quello che è, cioè una meta assolutamente turistica, che però rappresenta una faccia del Salento. A me spesso quando mi chiedono di questi fenomeni, io dico che per noi la pizzica fino a pochissimi anni fa in realtà era qualcosa che noi sentivamo raccontata dai nostri nonni, ma che non appartiene assolutamente alla mia generazione. La mia generazione è una generazione che, come in tanti altri posti, e questo volevo rendere nel libro, cioè non rappresentare un luogo che fosse caratterizzato come un romanzo salentino, diciamo, e vive di altre cose, vive delle cantine, vive dell'underground, vive di musica alternativa, e quindi per la mia formazione di rock in questo senso. Quindi semplicemente non era né una risposta al fenomeno del Salento, ma semplicemente raccontare un altro Salento, quello che magari vive anche l'inverno, cioè i periodi di grandissima noia che appartengono a tutti i luoghi del sud, quelli minimamente isolati, le grosse pause, la pigrizia della gente, cose che magari durante la frenesia estiva non si percepiscono. E quindi mi interessava appunto aprire un attimo uno squarcio su questa realtà. E quindi come vivono queste persone che invece, cioè, come tu le racconti, queste persone che vivono il Salento anche d'inverno? Una volta un altro aneddoto simpatico, eravamo insieme in un bar, era pieno dicembre, e c'era una ragazza che non aveva l'accento salentino, non era di Lecce, e non so se voi sapete, la bevanda tipica di Lecce è il caffè in ghiaccio. C'è un caffè servito con dei cubetti di ghiaccio dentro. E lei ha chiesto a dicembre un caffè in ghiaccio. Il barista le ha preparato il caffè in ghiaccio e poi ha detto: sbrigati a berlo, se no si raffredda. Cioè, e lui, giustamente, Osvaldo, ha notato, qui siamo proprio c'è questa infarcita di Taranta, di Salento, di caffè in ghiaccio. Cioè, che poi
appunto per noi ha meno senso di quanto si possa pensare. Quindi come vivono appunto i personaggi che tu racconti? Come affrontano la loro esistenza? Il gioco che mi è piaciuto fare era, tendenzialmente chi scrive un primo libro tende a raccontare molto di se stesso, no? C'è sempre questo rischio di ricadere nella biografia, in qualche modo in periodi della vita che hai vissuto che ti hanno caratterizzato. Io credo che tutti più o meno hanno qualcosa di interessante o di eccitante da raccontare, perché tutti abbiamo avuto dei periodi speciali nelle nostre vite. Allora, per questo tutti potrebbero fare un libro e sarebbe drammatico come già lo è, cioè se l'ho fatto anch'io. La cosa che mi interessava invece raccontare era prendere vari campioni di umanità, cioè raccontare la mia generazione, che è quella che si affaccia ai 30, quindi un momento diciamo di passaggio importante nella vita di una persona, ma anche delle vite di persone molto lontane da me per estrazione sociale o comunque per età. E quindi nel libro poi ho messo tipo un poliziotto. Ho messo una donna di 47 anni che a un certo punto si affascina al sesso estremo, un uomo depresso che decide di partire, viaggiare, allontanarsi da questa terra pensando che questa cosa possa essere in qualche modo una cura ai suoi mali che invece sono solamente dentro di lui. C'è una ragazza che è in qualche modo l'alter ego, la parte incompleta della voce narrante. E ho cercato di spezzettare un po' tutte le cose che volevo raccontare di questa terra, caratterizzando vari personaggi per una, diciamo, per un'indole, per un'attenzione rispetto a delle cose che appartenevano a questa terra, ma non alla terra intesa come luoghi, alla terra intesa come persone, era quella cosa che mi interessava di più. Tra i vari personaggi di cui tu parli, ce ne sono un paio che secondo me sono particolarmente azzeccati. Ok, c'è Danilo che è la voce narrante, che poi paradossalmente no, è un protagonista che guarda, che in realtà non ha una vera e propria azione, un vero e proprio ruolo nello svolgimento del racconto, della storia. Lui più che altro si limita a guardare quello che gli succede intorno. Però ci sono due personaggi, uno è questo appunto di Luca, quest'uomo depresso che decide di partire. Il libro, appunto come dicevo già prima, c'è del sesso, e c'è del sesso estremo, quello di Dora, c'è del sesso disperato, quello di Danilo, c'è del sesso che poi il giorno dopo magari non piace, che è quello di Francesca, l'alter ego femminile di Danilo. C'è il sesso rifiutato, che è quello di Luca, e c'è il sesso che viene normalmente etichettato come diverso, che è quello del poliziotto, che è gay e che quindi vive questa condizione di essere un poliziotto e quindi di vivere in un mondo estremamente maschilista, estremamente macista, ma di essere gay e che quindi ha questa doppia esistenza. Ci parli Del appunto sesso. del sesso. Questo è un argomento su cui sono preparatissimo. No, il sesso, diciamo, oltre ad essere una delle mie più grandi passioni, e che spero che faccia parte delle persone, della vita delle persone in maniera preponderante, no, in realtà è stato funzionale per raccontare una cosa.